un effetto a cascata che ha un peso. I voli per e dalla Cina restano chiusi. Certo, prevenzione prima di tutto, ma intanto l'apprensione per l'impatto del coronavirus sulla nostra economia sale. Si sa, sono tutti relegati dai cinesi e quindi non ci sono questi scambi né culturali né di persone. In questo momento è un po' prematuro fare un'analisi definitiva di che cosa potrebbe succedere o come si evolverà. Non si teme solo per il PIL previsto per il 2020 allo 0,5%, ma su cui già gravano stime al ribasso. Coinvolti sono anche mercati come quello turistico. Addirittura abbiamo avuto delle preoccupazioni di alcuni che avevano pianificato una vacanza in Estremo Oriente e in Oriente per agosto, ottobre, che sembrava volessero cancellare. Oggi cancelliamo quello che a breve finché è chiuso, oltre state in stand by, perché siamo sempre comunque intervenuti sia con il nostro fondo di garanzia sia per quello che la legge ci obbliga di dover rimborsare quando una destinazione come quella della Cina è bloccata ed è chiusa. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano la Cina è la grande assente. Non solo per lo stand a cui già nella scorsa edizione, ci spiegano gli organizzatori, aveva rinunciato, quanto per la mancanza di operatori. Una bit senza cinesi è un problema per un settore che era partito molto bene nel 2020. Noi stimiamo che più o meno gli italiani che vanno in Cina sono sui 250.000-200.000 all'anno, quindi potrei dire una proporzione di quelli sicuramente si è azzerata. Nel nostro paese il settore turismo gode di buona salute, tanto che per quest'anno era atteso un aumento del 3,5%, pari a 1,5 miliardi di arrivi. Ma l'incertezza dello scenario geopolitico e sanitario è destinata a modificare il quadro. Un po' c'è un effetto a cascata su tutta l'Asia, ad esempio mi viene in mente Thailandia, Vietnam. Lo stesso Giappone? Anche il Giappone, tant'è che in quel caso stanno anche cercando di capire cosa faranno per le Olimpiadi quest'estate. Ma come si comportano i viaggiatori degli altri paesi? Coronavirus, non c'è problema per andare a Indonesia. Rinuncia di viaggio no, però li controlliamo. 0,5% di cancellazione. Dall'inizio dell'anno? Sì, solo per Kerala. La gente hanno paura di viaggiare. Io ho sentito non solo in India, anche viaggiare in un altro paese, anche in America. Gli americani, per esempio, in Cina non vanno. Oh no, sicuramente. Ma anche negli altri paesi dell'Oriente? Singapore, non c'è problema. Indonesia, no, solo Cina. Giappone, crociere adesso, fermato. Problema crociere. E i tedeschi? They are a little bit afraid, but I think it hasn't reached a point that they are afraid of traveling. Così, mentre il governatore della Banca d'Italia Visco parla di rischio di una piccola deglobalizzazione, ci si domanda se le mete italiane potranno andare incontro a un incremento di presenze. Bisogna vedere se saranno più gli europei o gli italiani che avevano programmato di andare in Cina e quindi sceglieranno adesso l'Italia, piuttosto al numero di cinesi che invece verranno a mancare. Due tipi di turismo differente con budget anche diversi. Si nota sempre quando c'è una crisi nel turismo in un'area del mondo, come quando c'è stata una crisi, diciamo, nel Nord Africa, tutto il flusso turistico si è riversato e c'è stato un aumento sulle coste francesi e italiane. Professor Paolo.